Ciao a tutti amici, oggi parliamo di Hayley, Cassidy e Sierra, tre gemelle che non avevano in comune solo il sangue, ma anche un destino molto crudele. La storia di oggi è una storia vera, successa molti anni fa a queste ragazze, che oggi ricordando tutto cercano di sorridere il più possibile, nonostante spesso i ricordi le abbiano portate anche alla depressione. Se siete pronti per una nuova incredibile storia, partiamo! Ciao a tutti, sono Monica. Mi sono trasferita negli Stati Uniti da 15 anni e questo canale mi ha dato la possibilità di raccontare una storia davvero interessante. Ho vissuto molte storie da raccontare negli Stati Uniti. Una in particolare mi ha cambiato molto nella vita, quando ho conosciuto tre sorelle particolari di nome Hayley, Cassidy e Sierra. Ai tempi lavoravo a Las Vegas come insegnante di college. Trasferirmi qui non è stato facile, per niente. Ho dovuto mollare tutta la mia famiglia, i miei amici. È stato triste e impegnativo, però sapete com'è. Ho una laurea e volevo assolutamente sfruttarla come si deve. In Italia mi proponevano lavori da poco e che non c'entravano quasi niente con ciò che avevo studiato, cioè per diventare insegnante. Ho dato corsi privati in Italia e ho racimolato qualche soldo, così da potermi permettere di andare via. Arrivata qui sono stata molto apprezzata per le mie doti e la mia laurea ha acquisito veramente valore. Nei miei 15 anni mi manca tutto dell'Italia, ma allo stesso tempo so che rischierei di non poter vivere come si deve ritrasferendomi lì. In più anche qua ho conosciuto molte persone comunque davvero interessanti, specialmente a Las Vegas, dove ho vissuto 10 anni, prima di andarmene in una zona più tranquilla. Alla scuola superiore dove insegnavo, che lì sarebbe praticamente il college, avevo davvero ogni genere di alunno. Specialmente quelli del primo anno erano molto energici e portavano sempre grandi sorprese. Ma c'erano anche i guai ovviamente, anzi io stesso ho passato molti guai. Alcuni studenti erano molto problematici e creavano scompiglio in classe, portando all'esasperazione noi insegnanti. Ma al contrario di altri, io non volevo arrendermi con nessuno di loro e spesso mi sono ritrovata a conoscere anche le loro vite familiari. I ragazzi più problematici, sia femmine che maschi, sia chiaro, avevano anche una vita familiare problematica. Alcuni avevano i genitori divorziati, altri invece venivano obbligati da questi genitori a essere sempre bravi e top in tutto, perché rispecchiavano un futuro che loro non erano riusciti ad avere. Usavano i figli, insomma. Ma la storia che più mi ha colpita e lasciata senza parole è stata quella delle tre gemelle di cui vi ho precedentemente detto il nome. Parliamo appunto di loro. Erano arrivate al primo anno, ma con qualche mese di ritardo rispetto agli altri. Studentesse trasferite, a quanto pare, che però avevano già vissuto prima a Las Vegas da piccole. Entrate in classe avevo già notato qualcosa di strano. Erano magre, molto magre. Avevano quasi compiuto 15 anni e pesavano pochissimo. O almeno dall'aspetto sembrava così. Indossavano poi dei vestiti abbastanza logori. Tutte e tre avevano delle magliette molto vecchie con scritte sbiadite e un po' di buchi. Per carità, non capitemi male, a me non interessa come si veste una persona, ma in quel caso ero rimasta particolarmente sorpresa, perché non parliamo di uno stile di moda magari brutto e che non piace agli altri, parlavamo proprio in quel caso di vestiti messi malissimo. I jeans sembravano usati e avevano dei fili, delle cuciture che uscivano. Dopodiché i loro capelli erano abbastanza disordinati, come se non sapessero come legarli. Insomma, tutto questo mi aveva preoccupato un po' all'inizio, però ho detto, lasciamo stare, cerchiamo di capire prima che tipo di persone sono. Volevo stare attenta a loro nel caso poi avessero problemi. Come sappiamo, nella nostra società si viene spesso emarginati per il proprio modo di vestire. Ma i giorni seguenti mi sono ritrovata in una situazione stranissima. All'inizio, i primi giorni, gli altri avevano provato a parlare con loro, ma senza grande successo. A quanto pare, non volevano fare amicizia, o almeno era ciò che sembrava. Ho chiesto così a uno studente se qualcuno avesse fatto loro qualcosa, ma niente, semplicemente non volevano parlare con nessuno, fare amicizia. Erano sempre isolate. Questo studente poi mi aveva detto che semplicemente non riusciva a capirle. Quando si avvicinava a loro nel corridoio, si allontanavano. Quando salutava, sembravano sempre andare quasi nel panico, guardandosi intorno con sospetto e ansia. Erano inavvicinabili e spesso andavano nel panico se qualcuno provava a toccarle. Cosa potevano aver subito quelle ragazze? Che razza di vita potevano aver avuto? Così ho contattato il direttore della scuola e lui ha consentito a procedere con il programma Gear Up. È un programma in quella scuola a Las Vegas per aiutare studenti problematici, nel senso che se hanno problemi e non riescono a integrarsi, noi indaghiamo su di loro per scoprire il più possibile e trovare una soluzione. Le ragazze non soltanto non riuscivano a parlare con gli altri, ma avevano gravi lacune dal punto di vista dello studio. Ad un mese dal trasferimento ho capito che non avevano quasi fatto niente alle medie, sapevano a malapena le basi per stare in prima superiore. Ero preoccupatissima, così ho chiamato a casa la prima volta con il consenso del direttore. Mi ha risposto una signora
signora anziana, con un tono di voce abbastanza burbero, e le ho spiegato la situazione. Signora, le ragazze a scuola sono molto distaccate, non parlano mai a ricreazione, rimangono in classe senza mangiare, per non parlare poi anche del loro aspetto, molto spesso trascurato, e poi anche del loro livello di studi. Potrebbe concedermi un appuntamento a casa per parlare? La risposta che mi diede mi colse un attimo impreparata. No, non voglio concederle niente, è già tanto se le ho concesso questi minuti, ed è già tanto se ho concesso a quelle di andare a scuola. Ora mi lasci in pace. Ovviamente una cosa del genere significava grossi guai. Che diavolo stava succedendo? Perché mi aveva risposto in quel modo? Così sono andato la settimana seguente direttamente alla via. Il direttore ha detto che potevo farlo, potevo occuparmi anche da sola del caso. Di solito il gear up richiedeva l'aiuto congiunto di più insegnanti, ma in questo caso mi sembrava più giusto fossi io a farlo. Anche perché avevo preso molto a cuore questa situazione. Le ragazze erano sempre più tristi e isolate. Infine sono andata finalmente a casa loro, ma non ho subito suonato il campanello. Sono prima andata da alcuni vicini a chiedere. I primi che vivevano di fianco non sapevano molto, ma evitavano la famiglia. In effetti li avrei evitati anch'io. La loro casa sembrava abbandonata, l'erba era incolta e sacchi di spazzatura erano presenti nel giardino. Sembrava più una zona di guerra a momenti. Il quarto vicino con cui ho parlato, dall'altra parte della strada, invece, mi ha detto delle cose molto molto sconvolgenti. Conoscevano la famiglia, specialmente i nonni. Infatti non c'erano i genitori delle ragazze, ma solo i nonni. E questi erano persone molto, ma molto all'antica. L'uomo con cui ho parlato mi ha detto che non avevano permesso alle nipoti di andare a scuola gli ultimi 2 anni di medie. Mi ha anche detto che il padre era pure peggio dei nonni. La madre invece era morta quando avevano 3 anni. Questa storia quindi era veramente terrificante, qualcosa di più del semplice abuso di minori, ma dovevo scoprire più possibile. Così ho suonato infine al campanello e mi ha aperto una signora anziana con uno sguardo truce. «Chi è lei?» mi chiese senza perdere tempo. Io allora ho detto che ero l'insegnante che l'aveva chiamata e lei mi ha subito chiuso la porta in faccia. «Torni da dove è venuta», disse, e io rimasi incredula in quel momento. Prima che chiudesse la porta comunque sono riuscita a vedere qualcosa della casa. C'era un signore anziano con una birra in mano e sporco ovunque nell'abitazione. La mattina comunque le ragazze erano a scuola, quindi non potevo di certo entrare e vedere le loro stanze da letto, per esempio. Non potevo neanche chiamarle per farmi aiutare. Decisi di ritornare più volte a casa loro durante i giorni venire e ogni volta mi sbattevano la porta in faccia, finché 3 settimane dopo una delle ragazze, Sierra, che sembrava la più matura, mi ha fermata prima di finire la giornata scolastica. «Aspetti, prof, devo parlarle». Sembrava spaventata e io le dissi di vederci alla fine dell'ultima lezione che avevo. Così finalmente abbiamo cominciato a parlare seriamente. «La smetta di venire a casa, per favore», fu la prima frase. Io le spiegai che era per il loro bene, ma lei mi lasciò veramente di stucco. «Invece ci sta facendo male. Ogni volta che va lì, la nonna si arrabbia e non ci fa mangiare». Non dare cibo a un minore comunque è illegale, ecco, quindi dovevo dirglielo, dovevo spiegarlo a Sierra. E l'ho fatto. Lei mi ha guardato in modo incredulo. «Davvero è illegale?» «Nonna lo fa spesso», mi rispose. Io non potevo credere a ciò che stavo ascoltando. Queste ragazze erano state tenute all'oscuro di tante cose sulla vita, a quanto pare. Così l'ho spronata a parlarmi e dirmi tutto quanto. E lei mi ha raccontato una storia che sembrava quasi uscita da un film. All'età di 3 anni avevano perso la madre, ma non hanno bei ricordi di lei. Solo Sierra si ricorda pochissime cose e momenti in cui la madre le ignorava e dimenticava di avere delle figlie. Non ricordava però il motivo della morte. Dopodiché è stato il padre a prendersi cura di loro, ma lì sono cominciati i problemi veri. Lui se ne andava da casa spesso e volentieri, lasciandole al loro destino con i vicini di casa per giorni molto spesso. Era uno spacciatore e stava spesso in giro. Non le dava attenzioni e le ragazze hanno imparato da sole tutto ciò che c'era da imparare, a volte anche con l'aiuto di alcuni vicini che erano preoccupati. Un giorno proprio questi hanno denunciato il padre e loro sono state affidate ai nonni per un po'. Gli stessi nonni con cui stavano in quel periodo. Beh, all'inizio sembravano gentili e tutto, ma poi hanno scoperto il loro vero lato. Erano persone all'antica e odiavano la società moderna. Volevano le bambine solo per il sussidio statale. Le hanno tenute per circa 5 anni in condizioni precarie. Al minimo errore le picchiavano e le facevano digiunare. Dopodiché non le mandavano a scuola perché non credevano nell'insegnamento ma solo nella religione. Quindi le costringevano a leggere ogni genere di cosa religiosa. I
vicini di casa non le vedevano quasi mai e avevano solo sentito storie su quei nonni, storie molto brutte. Odiavano praticamente tutti e riversavano il loro odio sulle nipoti. Ma un giorno il padre è uscito di prigione e l'ordine restrittivo sulle figlie è stato sciolto. Dopo anni dovevano ritornare dal padre, ma non era meglio di sicuro. Stavolta però ha provato a dar loro più attenzione, ma alla fine, dopo soltanto pochi anni, ha ricominciato a ignorarle. Non solo, un giorno a causa della sua attività criminale, a quanto pare qualcuno ha iniziato una sparatoria fuori da casa loro. Era un avvertimento per il padre, a quanto pare, da parte di una gang. Per fortuna le ragazze non sono rimaste ferite. La polizia quindi gliele ha tolte e sono di nuovo tornate dai nonni all'età di 14 anni. Qui è ricominciato un altro inferno, senza cibo, senza vestiti e senza istruzione. Dopo un po' però un vicino di casa ha detto che se non le avesse mandate a scuola avrebbe chiamato la polizia. Era il minimo che questo vicino poteva fare. E i nonni quindi hanno acconsentito. Ma ogni giorno hanno paura di tutto. Sono stressate, dormono poco e non si fidano di nessuno per come sono state trattate e vengono trattate. La notte fanno fatica a chiudere gli occhi perché a volte il nonno entra in camera e fa loro delle cose orribili. Alla fine Sierra si è messa a piangere, l'ho abbracciata per consolarla e le ho detto che una soluzione per farla star bene c'era, per far star bene tutte quante. Lei incuriosita mi ha chiesto quale fosse e io le risposi che era la polizia la soluzione. La sua faccia divenne di incredulità, non capiva. Mio padre ha sempre detto che la polizia è cattiva e inutile. Queste sono state le sue parole dopo aver sentito il nome polizia. Era sinceramente ignorante e io le ho risposto che non era così e che la polizia avrebbe potuto portarle via dai nonni in una casa migliore, bastava solo raccontare le cose come stavano. Tutta questa ignoranza le era stata data dai nonni e anche dal padre. Ma alla fine Sierra, convinta al 100%, è andata a raccontare alle sue sorelle tutto quanto. Queste pensavano che sarebbe stato inutile però, e che la polizia magari le avrebbe fatto anche di peggio, ma da lì per 2 settimane ho continuato a spiegar loro che non sarebbe successo niente di male. A ogni fine lezione mi fermavo in classe e le spiegavo come funzionavano alcune leggi per i ragazzi in difficoltà nel nostro paese. Loro rimanevano incantate. Si vedeva che erano molto interessate allo studio e a conoscere le cose. Comunque una settimana dopo le avevo portate alla stazione di polizia di nascosto, senza dirlo ai nonni, e hanno raccontato ogni singola cosa. Dopodiché sia poliziotti che assistenti sociali si sono mossi cominciando a cercare delle prove. Ci volle davvero molto tempo, circa 4 mesi, ma alla fine ce l'avevamo fatta. Un giorno gli assistenti sociali sono andati in casa e le hanno prese. I nonni hanno fatto resistenza, ma c'era la polizia ad arrestarli per maltrattamento. Avevano provato per giorni, per settimane a entrare a casa loro, ma ogni volta sia la polizia che gli assistenti venivano mandati via e perciò erano tornati con un mandato d'arresto. Le ragazze sono state portate in una comunità e hanno conosciuto un mondo completamente diverso. Ci hanno però impiegato tanto ad abituarsi. A volte cadevano anche in depressione. Io però sono andata a trovarle spesso, specialmente per farle capire che non erano sole. Ora che avevano perso tutti i familiari, ecco. C'ero io e ci sarei sempre stata. Dopo un paio di anni in comunità erano completamente cambiate. A scuola erano più socievoli e studiavano costantemente. Io dopo un po' ho finito di insegnare lì per trasferirmi fuori Las Vegas in un posto più tranquillo, ma ancora oggi le sento via email e lettere di tanto in tanto. A volte mi ritrovo con loro quando torno in centro a Las Vegas e hanno una nuova vita dove lavorano e ottengono grandi risultati. Sapete, ho capito da lì che ogni giovane ragazzo o ragazza merita di essere aiutato. Noi insegnanti non dobbiamo mollare. A volte risulta difficile e stressante, ma dobbiamo ricordarci che è ciò per cui abbiamo studiato e ricordarci che è la nostra vocazione.